tutto andrà bene, in un mese e mezzo riusciremo a pagare tutte le nostre rate arretrate. Ozzete, parassita, ozzete! Noi fatagamo tutti e ti stiamo andando in giuletto qua, ma te rendi conto? Ma dai, sta, che forse da più fallita qua niente. Calmatevi tutti! Voi siete tesoro, vi devi aiutare! Vedo uno spicciato, chiudiamo. Possiamo chiedere ospitalità, no? Finché come è cambiata la mia vita da quando bene, sognavo di scrivere per il cinema a quando poi questo sogno si è realizzato? Ma è cambiata, sai com'è? Nel senso che adesso io ho molte difficoltà, più difficoltà a godermi un film. Questo, nel senso che sono sempre ossessionato dall'idea di guardare il film e rapportarlo al mio modo di scrivere oppure al prossimo film. Però nello stesso tempo faccio anche molta più attenzione alla vita delle persone, perché io penso che sia molto importante, almeno per me, per come io intendo il cinema, guardare e sentire quasi come una spugna la vita reale delle persone e poterla raccontare. E tra l'altro a me, io penso che la cosa più importante per me è avere una dimensione etica del cinema, cioè fare il cinema non perché, come dire, può essere bello, può essere figo, può essere divertente, ma perché raccontando delle storie si può far sì che alcuni propri convincimenti si passino allo spettatore. Ecco, per esempio, per me è veramente molto importante la dimensione della fraternità, cioè riuscire a in un mondo in cui l'unico elemento mi sembra importante sia la competizione, riuscire a raccontare delle storie, così come ho fatto per esempio con In Grazia di Dio, di persone che si aiutano. Ecco, che è veramente difficile, sembra una cosa banale, ma è veramente difficile trovare persone che si aiutano. I pomodori e le fave ce li metto qua. La prima volta che andai in un cinema e capii che i sogni potevano avere una vita che prescindeva, diciamo così, dalla dimensione onirica, ma che potessero in qualche maniera vivere anche fuori dalla dimensione, diciamo così, personale, notturna, nel senso che mi è sempre dato l'idea il cinema di un mondo pieno di sogni che si realizza, che vive, che ha una sua vita autonoma. E quindi quando per la prima volta ho scritto un film e l'ho visto realizzato, è come se avessi realizzato questo meccanismo, cioè che i sogni possono vivere. E allora mi sono detto che forse porsi il problema dell'inseguimento dei propri sogni è una cosa molto, molto importante. T'ho offeso, picci in netto! E allora offendete, va, buon samaritano! E che io non tengo tenerezza per ciuvelli, chiuvi. Manco per la ina. Non ti permettere con me conti così, hai capito? Non ti pensare che è stato facile per me con te cresci sola! Ho già rinunciato a tutto! L'unica cosa che era buona che facevi è che non mi facevi proprio nascere. Il Salento per me rappresenta innanzitutto la possibilità di dare a una terra il proprio immaginario. Ho fatto una volta insieme a Edoardo un corso all'università di Lecce e la cosa che più mi colpiva, un corso di scrittura creativa feci, la cosa che più mi colpiva è che tutte le storie che i ragazzi scrivevano non erano ambientati nel proprio luogo d'origine, erano ambientati sempre altrove, erano ambientati o a Roma o a Parigi o addirittura a New York, cioè in posti molto lontani, quasi come se raccontare la propria terra fosse una dimensione di cui vergognarsi. E allora io penso esattamente il contrario, penso che per poter essere universali e per poter raccontare delle storie universali bisogna guardarsi intorno e raccontare quello che uno sa, quello che uno vede. E anche storie piccole, storie di vita quotidiana, però storie che in qualche maniera ci appartengono. Quindi io credo che semplicemente il Salento è il luogo in cui io vivo e siccome lo conosco, lo racconto. Ed è interessante che però questo essere così legato a un territorio poi ha fatto sì, con un film che si chiama appunto In Grazia di Dio, di vincere un Globo d'Oro, di essere gli unici italiani selezionati a Berlino, cioè di aver avuto un eco internazionale, no?
L'Italia è un paese strano perché è un paese che non ha una cultura underground, non l'ha mai avuta, lo diceva anche Leopardi, che l'Italia non ha una metropoli e non c'è una cultura metropolitana, è un paese di provincia, ma essere provinciali non è un fatto negativo. Io per esempio chiamo molto uno scrittore che si chiama Chekhov raccontava queste storie piccole, senza apparentemente un inizio e una fine, ambientate nei posti molto, molto periferici. Qui io trovo che la periferia, sia politica, sia esistenziale, che proprio del luogo, sia molto interessante, più interessante del centro. E quindi racconto le storie di persone che conosco. Allora, in Grazie a Dio, per la prima volta in Italia, film diventerà un libro. Questa operazione si chiama novelizzazione, che io ho scritto per Baldini e Castoldi, che uscirà tra poco. Ed è interessante perché è una casa editrice di Milano che ha subito creduto in questo progetto e mi ha proposto di scrivere il romanzo, che è stata un'operazione interessante perché la grammatica del romanzo è molto diversa da quella del film. Ho dovuto lavorare molto per trovare un linguaggio che sia appropriato e proprio in questo lavoro mi sono reso conto di una cosa, di come la dimensione sonora della lingua sia molto, molto importante e proprio per questo le mie aspettative sono quelle di far sì che il Salento, che è la terra d'Otranto, riscopra una sua identità anche linguistica. Per esempio la Sicilia l'ha fatto, no? con Camilleri. Ecco. Sarebbe interessante se anche noi riuscissimo a fare un lavoro di riscoperta di un dialetto, però impreziosito dalla dimensione letteraria.